Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Terzo appuntamento di quest'anno con la rubrica del modellismo. Questa settimana proseguiamo il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa sulle passerelle, ma aggiungiamo un twist. Settimana scorsa abbiamo parlato delle passerelle dritte. Il fatto però è che se questo deve diventare un terreno modulare, avere solo pezzi dritti potrebbe non essere la migliore soluzione. Servono anche dei pezzi che possano cambiare l'orientamento del tubo, quindi diciamo delle passerelle e i rispettivi tubi che siano storti. Questa settimana vediamo nel dettaglio come fare a farlo. Non è che sia più difficile di quello che abbiamo visto finora, ma richiede un quel minimo di cambiamenti che è meglio spiegare con calma e far vedere il processo per lungo. Questo video sarà anche più corto degli altri, non che questo sembri disturbare la gente in realtà, ma è un passaggio fondamentale da fare prima di andare avanti con la costruzione del modello. Nel caso delle passerelle angolari il processo di costruzione è analogo, ma ci sono un paio di differenze che sono importanti da sottolineare. Per prima cosa, quando incollerete il nastro carta sulla base, fate attenzione a usare due pezzi distinti che abbiano un taglio verticale nel mezzo. Questo servirà per fare in modo che la texture della griglia sia uguale sia da una parte che dall'altra. Per nascondere poi il taglio, ci limiteremo a mettere un pezzo di cartoncino in maniera analoga come abbiamo fatto per le passerelle da 6. Anche per quanto riguarda la costruzione delle ringhiere, il pezzo sarà sempre lungo 6, ma bisognerà fare un'incisione nel mezzo in modo che risulti fondamentalmente due pezzi da 3. E anche in questo caso dovremo ritagliare i pezzi in eccesso, facendo quel minimo attenzione perché il perno centrale verrà poi nel punto dove c'è il taglio. In questo caso la passerella avrà sempre 4 supporti, ma 3 saranno allo stesso lato e ce n'è solo uno sul lato interno. Come sempre è meglio prendere bene le misure prima per evitare di incollare poi le cose storte. Però in questo caso, prima di incollare le decorazioni sul pezzo, lo attaccheremo direttamente alla passerella. Quindi il cartone verrà inserito dopo, anche perché non sarà più centrato. Questo è importante perché il fatto che ci sia un taglio al centro va a falsare l'unità di misura. Adesso la ringhiera non è più lunga 6, ma è lunga 6 pollici e qualcosa. Se ci limitassimo a incollare le cose prima, i pezzi sarebbero troppo corti e ovviamente il taglio li strapperebbe. Quindi per prima cosa, usando la colla vinilica, incolliamo il supporto della passerella alla ringhiera stessa, assicurandosi che aderisca bene da entrambe le parti. Poi, una volta che il supporto è incollato per bene, qua volendo avreste anche potuto usare direttamente la colla a caldo, io non l'ho fatto semplicemente per praticità. Non dimenticatevi neanche che ci sarà comunque una parte di ringhiera anche sul lato interno, anche se in questo caso sarà molto corta, e anche questa dovrà essere fissata. La fisseremo per ultima in modo da usare il resto della ringhiera come base ed essere sicuri di aver incollato alla stessa altezza e che il pezzo poi rimanga sullo stesso piano una volta che avrete finito di lavorarci. Una volta che questa colla si sarà asciugata, la decoreremo esattamente come abbiamo fatto per l'altro pezzo. Anche se in questo caso inseriremo poi un pezzo di cartoncino per coprire il taglio al centro della passerella. La parte relativamente rognosa in questo caso sarà il fatto che la ringhiera a un certo punto dovrà piegarsi a sua volta.
Per questo, se non vogliamo che poi rimanga un taglio anche sulla passerella stessa, dovremmo sagomarla una volta prese le misure. Quindi, usando lo stesso pezzo come riferimento, tagliamo via uno spicchio da quella che sarà poi la parte interna della ringhiera, in modo che possa piegarsi senza che ci sia un taglio sul lato esterno. E poi una volta che l'avremo piegata la incolleremo. Facciamo la stessa cosa anche per la parte piccola. In questo caso però lo spicchio verrà tagliato sul lato esterno perché l'angolo in questo caso è quello contrario. Una volta che avremo le misure per queste cose, semplicemente ci limiteremo ad attaccare le parti rialzate che fanno da colonna della parte centrale per la decorazione interna della ringhiera e poi quella lunga striscia sottile sull'esterno che fa la decorazione interna e, come dicevo, anche un pezzo di cartone aggiuntivo che vada a coprire il taglio. Una volta che tutto sarà incollato e tutto sarà dipinto, sembrerà che sia un'unica superficie continua come il resto dei pezzi. In questo caso io ho fatto solamente dei pezzi con degli angoli di 90 gradi. Ovviamente non è indispensabile, potrete anche fare dei pezzi che abbiano parti più storte o meno storti, angoli più stretti, angoli più larghi. Io semplicemente costruire griglie quadrate è molto più efficiente, anche se non necessariamente è quello che vi serve. Ovviamente, nel caso voi usiate degli angoli diversi, fate attenzione a fare in modo che la passerella resti sempre larga 2 in tutta la sua percorrenza. Ma tutti gli accorgimenti che dovete fare per piegare i pezzi restano virtualmente identici. Come potete vedere, una volta finita, il taglio sembra non esserci mai stato. Io ne ho realizzate solamente 2 perché mi servono per coprire gli angoli. Ovviamente quanti pezzi per ogni tipo fare dipende da quale superficie di gioco dovete riempire. Come avevo detto, nulla di così trascendentale, ma è meglio essere specifici su dettagli difficili come questi. Il tubo, non sono stato a perdere tempo, semplicemente prendete il tubo dritto con lo stesso principio che abbiamo visto per la ringhiera, tagliate due spicchi e poi piegatelo. Comunque, diciamo che per questa settimana il video finisce qui. Proseguiremo la prossima settimana vedendo come fare le basi per la nostra struttura modulare. Fino ad allora, se avete domande, dubbi o perplessità, lasciate un commento qui sotto. Vi ricordo che questi video non sono in tempo reale, quindi potrei rispondere non immediatamente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae. E noi ci vediamo nel prossimo video.